Yeah, good luck, girls. See you later. 9 laps to go. Nove giri. Prova, prova, sì. Vediamo quanto funziona. Vediamo fino a dove funziona. Buongiorno, buongiorno. Eccolo qua, grande. Dove va? Ah, ah. Siamo a un minuto e mezzo di gara. We'll be right back.
testa per la bocca.
competizioni, portiamo le gare in pista a carte seccato, poi siamo trasferiti sulla sorella Ramonda Ring in strada. Poi ieri, appunto, come ricordavamo, eravamo a Vicenza per le gare velocistiche dei 100 metri, e quindi adesso oggi è la conclusione di questo meraviglioso campionato qui in Italia a Montecchio Maggiore con la maratona. Attenzione, passa la moto del polizia, quindi dovremmo esserci ormai al passaggio del quarto giro, al passaggio meno 5, fatalanti in conguerta, Bernardino. Spagna, Svizzera, Cile, Francia, al momento inquadrate le atlete. Sentiamo la sirena che preannuncia proprio l'arrivo delle atlete. Arrivano da una rotatoria dalla sinistra della nostra postazione. Ed eccole qua, ancora Colombia ai 30 minuti di gara, meno 5 giri al passaggio. Infatti Colombia, Francia, Ecuador, Belgio, Italia con le tre atlete. Si è creato un gruppo dal Green Test. Camilla che basket, una delle migliori fondiste, anche lei già medagliata. È interessante la maratona, intanto perché stiamo facendo praticamente per la prima volta un commento tutto in italiano, in stile streaming, nemmeno in stile per caricare il pubblico, che comunque va benissimo alla fine del campionato in città. E poi perché comunque la Colombia fin dall'inizio, e le maratone in particolare, non abbiamo soltanto due atlete, perché normalmente nelle gare campionate del mondo abbiamo due atlete nazionali in gara, invece il gioco di squadra è, se possibile, ancora più importante. È vero questo, infatti come vedete si possono notare tante atlete della stessa nazione, più da qualche anno sappiamo che la maratona mondiale è diventata anche open, quindi non solo le nazionali. Alice Valdetti all'esterno. E appunto adesso avanti. Cambio in testa adesso l'Italia. Prova a fare la gara, vediamo se sarà. Alice Valdetti, campionessa del mondo, junior, la prima di categoria, dietro lei, perché Giulia Pesci che è ancora junior nelle prime posizioni. Quindi vediamo le junior al momento dell'Italia, la Giulia Pesci junior è la Riccardo. Super Italia in seconda e terza posizione, poi Germania in prima, poi ovviamente attenzione Ecuador prova il 30 minuti di gara. Ecuador, questa è Leonico, un amico mi sembra della Germania, e poi ora diciamo che dicevamo campionato del mondo junior. Ecuador con Gabriela Vargas, si sembra dall'Ecuador, e dietro di lei la terra tedesca. Si è creato un quartetto Colombia adesso. Mi sembra Leonie Öl per la Germania, adesso è un quartetto, bella questa azione, potrebbe essere. La velocità in questo momento Germania, Ecuador, Cile, Italia, adesso gruppo nuovamente compatto. La testa di Zaini Taipei, Alice Valdetti alla Deca, sembra che non è difficile provarci da soli in questo momento. La natura in questo momento è molto alta, quindi sicuramente un attacco solitario potrebbe essere un po' difficile, anche se niente è impossibile. Yoo Sin Chan, anche lei già protagonista su pista e su strada, più su strada che su pista, la campionessa del mercato del mondo, Yoo Sin Chan. Comunque adesso sicuramente è una fase delicata, perché dopo una tirata tranquilla, tra virgolette, comunque ha una tanta andatura, adesso le atlete stanno provando qualche attacco, quindi bisogna stare attenti a rimanere in testa. Sicuramente
entrare nell'attacco giusto, nella fuga giusta, e qualora ci fosse. Hai ragione, questa è una fase decisiva, perché siamo appena prima della metà gara, con un ritmo alto fin dall'inizio, quindi la gara è stata fatta dura, finita subito, e chi è lì in questo momento vuol dire che comunque è tra i migliori, perché altrimenti già tanti dicevamo che atleti di valore si sono staccati. Adesso è Cina Taipei, nuovamente come primissimi giri, primissimi chilometri, chiaramente si in testa, Italia comunque sempre nelle prime posizioni, quindi sempre con un atleta nelle prime 3-4 posizioni. Adesso nuovamente attacco all'esterno, sembra della Colombia o un allungo della Colombia, ma Cina Taipei in prima posizione ancora, quasi 34 minuti di gara. E la Colombia cerca di riduttare tutti gli attacchi, vuol tenere assolutamente la gara sotto controllo. Non sappiamo ancora se per non far andare una fuga per poi tentare loro un attacco in giro successivo, lo vedremo. Sicuramente rettilineo d'arrivo è molto corto, quindi volata, per fare una volata bisognerebbe prepararla prima, quindi sicuramente essere in fuga permetterà alle atlete di gestire meglio le fasi finali, ovviamente permettendo la fuga anche dal gruppo. E l'Italia manda avanti Alice, come è stato fatto anche nella gara più lunga su strada, la nostra primo anno di categoria, quindi comprensibilmente è andata davanti a tenere sotto controllo le primissime posizioni. Questo è il gruppo degli seguitori con la nazionale argentina, questo è il secondo gruppo.
abbiamo visto che hanno fatto una buona sezione nel settimo giro in piedi, controllandosi e cercando di prevedere eventuali attacchi. E quindi al momento nessuna fuga, gruppo di testa compatto, ma adesso ancora c'è in step back, non in testa le due compagne di squadra, e quindi potremmo vedere anche la volata, una volata sicuramente se potrebbe essere volata, si potrà vedere una organizzazione delle squadre sedile di ciclismo, ci sarà chi tirerà e chi dovrà buttare giù i cavalli finali per lo sprint finale, dove comunque avete un abbastanza lungo per organizzarsi nella volata finale, se così potrà essere. Sì, il rettilineo non è lunghissimo, ma prima intanto Camila Rivaldo Vasquez, che era la prima la scoperta della Colombia, adesso invece era Giulia Presti davanti con la spagnola in seconda posizione, l'ha lasciato fuori al vento Camila Rivaldo Vasquez, che adesso va davanti, marcata strettissima dalla tendenza di Instagram. Queste sono quasi tecnicamente, tatticamente soprattutto, molto interessante. Sì, le atlete si stanno controllando, si stanno anche iniziando a marcare strette, come si suol dire. Vediamo sempre Colombia, Cina, Taipei, sempre insieme. Ecco, c'è in Taipei ancora. Partono i due. Sì, il duo di Cina, Taipei, Colombia in terza posizione. Stanno alzando l'andatura. Adesso si cambiano le due atlete di testa. Ora ci viene confermato il primo gruppo, sono 38 comunque le atlete, non sono poche. Quindi 57 minuti di gara passa adesso il io Sin Chan nel tirare in gruppo, ha fatto tanti chilometri davanti, adesso si è cambiata con gli Team Lin, stanno procedendo di comune accordo con, è interessante vedere la tattica della Colombia, che ha lasciato sempre nelle primissime posizioni Camila Rivaldo Vasquez con le altre due coperte. È vero, c'è sempre un'atleta colombiana nelle primissime posizioni, sicuramente per qualche attacco o per ridurre il distacco o per entrare in fuga, e poi nella pancia del gruppo restano invece le altre atlete. Stiamo preparando una regolata, come si vede così. Sì, potrebbe essere, infatti al passaggio sarà un giro, ancora gruppo dei 38 patinatori. È aumentata la velocità, rispetto al giro precedente, nettamente più veloce. Adesso siamo in leggera discesa nuovamente per le atlete, quindi la natura aumenta sensibilmente. Curva a destra per l'atleta ancora in discesa. Cina Taipei in prima e seconda posizione, poi Colombia, vediamo Paesi Bassi comunque anche loro nelle primissime posizioni. Si confermano prima e seconda Yu Ping Chan e Yi Ting Ling, le due atlete di Taipei che fin dai primi chilometri sono andate sempre non solo nel primo gruppo ma nella parte frontale del primo gruppo. E adesso si va nuovamente in salita, vediamo, tiene comunque alta l'andatura. Ora gruppo delle 38.
fare campana. Ultima vuelta, left back, in cagna, e però anche gli azzurri nelle prime posizioni. Ultimo giro. Ultimi 4 km abbiamo visto la Presti e la Marletti di fare nelle bellissime posizioni. Esatto, capitato la proiezione adesso è di 1:10:30, sempre più Sin Chan, poi Novali Funk, poi Gerardo Vasquez. Di Kim Alice Marletti, 1:02 il passaggio all'ultimo giro, quindi 1:10 ci sta, circa 8 minuti a giro. Si è alzata l'andatura, Davide, adesso. Sì, stringono i pattini, adesso siamo agli ultimi chilometri di questa maratona. Junior e Senior Lady. Ed è adesso al momento Italia, sempre la Marletti, poi Presti in seconda posizione, quindi al momento Italia in prima, seconda posizione, siamo in leggera discesa, Colombia all'interno per mettersi in prima posizione, adesso stanno salendo le altre atlete.